Seconda parte dedicata al groove. Come ho detto nella prima parte, il rock è molto semplice, ok? Scandisce tutti i quarti. Come secondo, diciamo, step interessante, lavoriamo sul funk, su quello che è un modo di stare un po' più elastico sul tempo. Elastico non vuol dire impreciso, vuol dire dando accenti che non siano regolari, come nel rock, che erano tutti ad ogni quarto. Infatti nel funk, ma anche nella musica, diciamo, tutta la musica un po' pop elaborata, conviene lavorare pensando di sforzare il 2 e il 4, cioè il secondo e il quarto movimento, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cioè quando suoni un esercizio, appunto, quando suoni un giro di basso, quando suoni una melodia, abituarsi a sviluppare l'idea di non avere l'uno, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, ma al contrario, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro. In questo modo arrivi a dare degli accenti tu, proprio perché dai l'accento sul 2 sul 4, dai gli accenti in punti che non sono i punti già rinforzati dall'armonia, perché l'armonia tendenzialmente cambia sull'1 e sul 3. Quindi, sulla base del funk, sulla base di tutta la musica, diciamo, molto efficace, ballabile, che non sia il semplice rock, hard rock, eccetera, conviene lavorare puntando a spingere il 2 e il 4. In fase di studio la cosa migliore è proprio abituarsi a tenere il piede. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, in modo che il piede tenga questo tipo di suddivisione quando si suona, sia che suono la chitarra, il pianoforte, eccetera. Chiaramente il batterista ha un tipo diverso di approccio. Ha sempre questo bisogno di far sentire il 2 e il 4, però lui, dovendo usare mani e piedi, dovrà fare cose molto diverse. Non è che lui terrà sempre la cassa sul 2 e sul 4, anzi, la cassa il più delle volte la terrà sull'1 e sul 3. Questo è sicuramente il modo migliore per abituarsi a lavorare sul funky. Ti faccio vedere un esempio. Thank you.